per capire la differenza che c'è tra decrescita e recessione, io faccio sempre un esempio. Se ho davanti a me due persone che non mangiano, una apparentemente pensa che sia la stessa cosa, ma una delle due non mangia perché non ha da mangiare, l'altra non mangia perché vuole fare una dieta. La prima persona che non mangia perché non ha da mangiare non fa una scelta e sta peggio. La seconda che non mangia per fare una dieta fa una scelta e la fa per star meglio. La recessione in una società fondata sulla crescita del prodotto interno lordo è la negazione del raggiungimento degli obiettivi. La decrescita non è la semplice diminuzione del PIL. Cioè non è che se noi ci limitassimo ad auspicare di mettere il segno meno davanti al PIL quando gli altri vogliono mettere il segno più, non usciremo dalla logica quantitativa. Noi dobbiamo scegliere, decidere che cosa diminuire di produrre. Vogliamo che diminuiscano la produzione di merci che non sono beni. E questo è l'elemento concettuale fondamentale su cui fondiamo la nostra teoria. Ci sono delle merci che non hanno nessuna utilità, che non sono dei beni, che fanno crescere il PIL, ma peggiorano le condizioni di vita, che sono dagli sprechi di cibo, agli sprechi energetici, all'uso abnorme di medicine e altre cose di questo genere. La causa della crisi che stiamo vivendo è la crescita. E se la causa è la crescita, non può essere la soluzione. Perché? In un sistema economico finalizzato alla crescita della produzione di merci, le aziende devono farsi concorrenza tra di loro, investendo in tecnologie sempre più performanti, cioè in tecnologie che consentono nell'unità di tempo di fare sempre più cose con sempre meno persone. Vuol dire che queste tecnologie aumentano l'offerta di merci e diminuiscono la domanda di merci. Allora, per far fronte a questa divario si ricorre al debito, debito pubblico e debito privato. Si fanno per tenere alta la domanda e consentire di assorbire tutta quanta l'offerta. In questa situazione le politiche economiche tradizionali non sono in grado di risolvere la crisi, perché se si cerca di rilanciare la produzione bisogna aumentare la domanda. Siccome questa domanda è sostenuta in maniera sostanziale dal debito, bisogna aumentare il debito. Se questa è la situazione, la strada da percorrere per superare la crisi è quella di trovare del denaro fresco per fare gli investimenti senza crescere i debiti pubblici. E quindi gli sprechi di risorse. Abbiamo delle case che consumano mediamente per riscaldamento il triplo delle peggiori case tedesche, abbiamo un valore pari al 2% del PIL di cibo che si butta. Se cominciassimo a ridurre questi sprechi, noi ricaveremmo del denaro, libereremo del denaro con cui fare degli investimenti e questi investimenti andrebbero fatti nelle tecnologie che consentono di ridurre gli sprechi. Cioè si dovrebbe mettere in moto un circolo virtuoso dell'economia nel momento in cui si riduce l'impatto ambientale delle attività umane. Io credo che bisogna fare tutte e due le cose, partire sia dal basso che dalla classe politica. Noi non siamo in grado di influire sulla classe politica. Dal basso siamo in grado di farlo. Quindi, sia lavorando sugli stili di vita, sia lavorando con le aziende che hanno certe tecnologie, sia lavorando con la politica a livello comunale, a livello più basso, istituzionale, si possono fare delle cose. La più grande difficoltà è legata proprio al fatto che le persone o i gruppi o i partiti o le correnti di pensiero che dovevano essere più vicine a questa proposta non lo sono state, perché comunque hanno subito l'egemonia culturale della cultura dominante. La soddisfazione più grande è che la fascia d'età che maggiormente ascolta questi discorsi è una fascia d'età che va dai 20 ai 30 anni. Il cambiamento è la capacità di fare delle scelte sulla base delle prospettive di futuro che creano. La decrescita non è la diminuzione del tout court del PIL, ma è scegliere che cosa diminuire. Il lavoro non è un valore in se stesso, ma è un valore quando diventa un lavoro utile. E lo stesso anche questo discorso qui del cambiamento.
cioè introdurre sempre elementi di valutazione qualitativa. Incontra e conosce qualcuno che agisce senza aspettare.